Ecco, entrata Biancata, mossa valida, va in testa. Buonasera, il mio più caloroso benvenuto a tutti voi. Siamo di nuovo a 4 giorni di, il format di Noi Frammenti di Siena, e 4 giorni di palio sospeso, diciamo così. Questo format è stato studiato per tenerci compagnia nei giorni di mancata festa e parliamo di vari argomenti. Oggi che film il palio? Parliamo di palio e cinema e lo facciamo con Lorenzo Gonnelli, che è un ragazzo di Figline Valdarno, è uno di quei pazzi che si innamorano di Siena e del palio, della sua festa, e lui è talmente folle che ha deciso di... è laureato in storia del cinema e quindi possiamo parlare con lui di cinema, e lo ha fatto con una tesi in palio e multimedialità. Sì, proprio così. È una tesi che mi ha impegnato per alcuni mesi, nei mesi più difficili, perché ovviamente nel momento attuale, con il discorso del coronavirus, fare una ricerca scientifica in tutto, diciamo, in tutte le sue particolarità è complesso, però è stato divertente e appassionante. E diciamo che la tesi è stata discussa lo scorso aprile, è stato molto piacevole affrontare questi temi. Questo tema riguarda appunto la multimedialità nel palio e niente. La ricerca inizia dalla constatazione che l'essere umano sente la necessità di fissare su un supporto delle immagini. Gli eventi umani sono così effimeri che vanno comunque fissati. Il palio poi è veramente effimero. Questo è, diciamo, il discorso. Appunto, essendo il palio un evento effimero, ovviamente è forse più importante lasciare una traccia eterna di memoria di quello che è appena successo. Per esempio, le carriere, il fatto che prima ancora della cinematografia, prima ancora della fotografia,
esistono dei documenti interessanti come i cavallini, che sono presenti in tutte le contrade e che rappresentano, diciamo, in maniera sintetica tutti e tre i giri di piazza, ovviamente sintetizzati nell'arrivo al bandierino, però ovviamente se c'è una caduta viene magari al primo giro viene rappresentata come nella parte finale della carriera, e questo, diciamo, è un elemento fondamentale nel palio, nella memoria paliesca. E di lì in poi, ovviamente, la fotografia, il cinema e la televisione, ma non solo, anche la radio, lasciando da una parte anche una grande letteratura che c'è nel palio, ecco, questo ha approfondito, ha senza dubbio migliorato il racconto paliesco e la memoria paliesca. Beh, si può andare anche più indietro, gli Etruschi già avevano fatto il fregio. Da un'epoca all'altra ogni tecnologia, ogni supporto, ogni medium ha portato delle novità, e ha portato le novità anche in campo paliesco, ecco, del racconto del palio, diciamo, da più punti di vista. Se prima c'era un punto di vista solo, oggi il palio si può vedere da più punti di vista, diciamo, c'è stata una rivoluzione non da prendere sotto gamba dal punto di vista anche televisivo, questo va detto, ecco. Sì, e mentre parlavi pensavo proprio alla necessità anche della narrazione che ha l'essere umano, no? È un evento talmente emotivamente forte, potente, che ognuno vede un palio diverso, vede un film suo, e quindi poi quando uno lo va a raccontare è anche difficile, quindi si parte appunto dall'Ottocento con Cavallini, con le cronache eccetera, però poi si arriva anche alla possibilità di fare una diretta. Assolutamente, assolutamente, quindi il punto di vista, quello del narratore, è fondamentale, no? Partendo appunto dagli albori, dagli inizi della festa fino ai giorni nostri, però oggi con la tecnologia più avanzata, le telecamere che oggi registrano e fanno delle cose che magari nel 1954, la prima diretta televisiva del Palio, non si potevano fare, quindi certamente il fatto della telecamera riporta delle cose che magari lì per lì, mentre le vedi con i tuoi occhi, ovviamente interpreti una cosa, magari mi è sfuggito un dettaglio, e che rivedendo la televisione riprendi quello che magari in diretta dal vivo ti eri perso, ecco, questo. Infatti pensiamo appunto alla radio, no? Il palio raccontato dalla radio, le persone che non lo vedevano potevano soltanto immaginarselo. Quello che nella tesi che appunto ho scritto riguarda Silvio Gigli, e non c'è bisogno di presentazione nel caso di Gigli, e quello che mi ricordava anche Maurizio Bianchini, che voglio ringraziare, è stato per me un maestro in questo, diceva che Silvio realizzava delle vere e proprie telecronache a colori, come se si potessero vedere in un certo senso. Quindi l'effetto della radio, non solo nel caso del palio, dà questa sensazione di poter magari immaginare certe cose, perché poi Silvio realizzava delle radiocronache colorite che davano a chi non le vedeva e non le poteva vedere queste immagini, no? Con queste esclamazioni, per esempio con questi suoi interventi, quella sua capacità retorica, ecco, diciamo, era un palio a colori prima dei colori. È bello perché poi aveva una padronanza delle parole, del linguaggio, quindi sapeva creare dei mondi dell'immaginario nella narrazione semplice. Quindi noi che siamo nati, io personalmente non sono un millennial, però sono nato e la televisione già c'era, non ci rendiamo conto di cosa potesse essere il mondo quando la televisione non c'era, eppure voglio dire, il palio si sentiva anche alla radio, o eri in piazza o lo sentivi alla radio. Certo, ovviamente, e c'è da dire una cosa, allora, per quanto riguarda il racconto del palio attraverso i media, partendo dalla radio, che è stata la prima, diciamo,
dopo ovviamente i filmati, dobbiamo dire i filmati luce sono stati un contributo molto importante. I primi cineoperatori a Siena, ci sono filmati del 1902, del 1909, sono stati restaurati di recente dalla Cineteca di Bologna e di Milano, e ce ne saranno tantissimi altri che ancora non sono stati scoperti. E diciamo via via hanno dato un racconto sempre più ricco al palio, e la radio è stata fondamentale dal 32, ricordiamo le prime radiocronache a livello nazionale, e poi si arriva alla televisione sempre a livello nazionale qualche decennio più tardi, però fu uno sforzo fondamentale per la televisione, perché ricordiamoci che comunque nasce la televisione il 1 gennaio del 54, e il 2 luglio 54 fanno una prima diretta fuori dagli studi, che è una cosa eccezionale, una fatica enorme per i mezzi dell'epoca, e non c'era la registrazione, cioè si andava in diretta, non si poteva registrare, quindi è ovvio che era una difficoltà enorme e problematica. Torno un attimo indietro, perché poi mi incuriosisce questo fatto del palio del 54, ci ritorniamo, ma certo. I primi fotogrammi, diciamo, le prime immagini sono quelle del 1902, e un pochino, cosa si vede nel filmato del 1902? Ecco, esatto. C'è questo filmato interessantissimo, io l'ho conosciuto questo inverno, quando l'ho avuto tra le mani la prima volta, è stato interessante perché si ha una visione unica, quindi inquadratura unica come i primi film Lumière, verso la curva di San Martino, e si vedono i cavalli entrare nelle inquadrature e uscire nell'immediato. Sono tre giri, che però ovviamente di questi tre giri vediamo soltanto quella porzione della piazza e della pista, e quindi ovviamente ci manca tutto il resto, però è uno sforzo enorme questo primo racconto cinematografico, perché in un certo senso il cinema nasce così, non si parte dalla fiction, si vanno a registrare, a filmare momenti di vita quotidiana, tra cui appunto il palio. E lì si deve integrare necessariamente con i racconti, con la cronaca, e lo vinse la Tartuca, si sa da chi ce l'ha raccontato, quindi sì. Se no, se si dovesse era vedere... il 16 agosto del 1902. Quindi ecco, si sa che ha vinto la Tartuca, ma insomma, e si sa anche chi è cascato, chi non è cascato, perché ci sono dei documenti scritti, e quindi poi dopo si riesce a riconoscerli dalle immagini. Invece nel 1909 ci sono anche dei frammenti, delle riprese molto belle, e anche di prima del palio. Certamente, c'è da dire che quello del 2 non si sa che l'avesse, diciamo, realizzato, l'operatore è sconosciuto, mentre quello del 1909 c'è da dire che la ditta dei fratelli Croce milanesi furono loro a realizzarlo, e c'è da dire che proprio in questo filmato, oltre la corsa, oltre la carriera, vengono filmati momenti ovviamente del corteo storico, c'è da dire, e della vita quotidiana di Siena, le varie fonti, le donne che lavano i panni, e chi è a passeggio nella piazza del Duomo, la corsa diciamo è meno importante del corteo, perché diciamo che in quegli anni, anche dal punto di vista delle fotografie eccetera, quando si vanno a fare questi interventi, spesso e volentieri si dà risalto al fatto del gotico, del revival, diciamo, c'è un'interpretazione del palio come se fosse, diciamo, soltanto una rievocazione storica, quasi ai livelli della giostra del Saracino o del calcio in costume di Firenze. Ecco, diciamo che per tanto tempo, per esempio, sì, con una fama certamente maggiore, però l'Istituto Luce viene, soprattutto negli anni del fascismo, a riprendere il palio, a riprendere le altre, cioè le rievocazioni storiche e il palio, perché bisogna fare questo distinguo, e le tratta alla stessa maniera un po' nella narrazione, perché sono un po' un revival del Medioevo,
perché il fascismo lo prende come propaganda, il fatto del Medioevo, il fatto dell'uomo vigoroso, dell'uomo in armi, ecco, e questo è fondamentale. Quindi, diciamo, come dire, gli uomini italiani, gli uomini fascisti hanno un retaggio medievale da combattenti, ecco, diciamo, da eroi, da guerrieri. Sì, e questo poi mi introduce proprio al fatto del film di Blasetti, no? Quello del 1932. Aspetta però, perché prima voglio dire una cosa da partigiano, che nel filmato del 1909 si vede anche la partenza della comparsa della torre e una bella sbandierata della torre davanti alla cappella. Scusate, ma è bellissima e lo dovevo dire, se no non ci stavo più nella pelle. E poi mi veniva in mente appunto il film di Blasetti che esalta questo gotico. Sì, si passa. Il Blasetti è del 1932. Si vede benissimo, si trova benissimo anche sul web, per chi lo volesse vedere, e quindi si trova facilmente. Così anche i filmati dell'Istituto Luce, il sito dell'Istituto Luce è pieno, ce ne sono tantissimi, diversi, partendo dal muto per arrivare al sonoro, e poi c'è questa cosa appunto della fiction. Si arriva alla fiction. È la prima volta a Siena si vede realizzare un film di fiction sul palio, e non creò diverse polemiche, questo c'è da dirlo, perché come tutti sapete, insomma, il palio si può benissimo documentare, fare un documentario, se, diciamo, sì, ovviamente cercando le cose giuste da dover raccontare, dando un racconto del palio con tutti gli aspetti che non vanno presi sotto gamba, che il palio non è una rievocazione storica, che il palio non è una corsa che si fa tanto per fare. Allora farei così, facciamo un attimo un bivio, no? Sul cinema, e parliamo di tutti e due questi aspetti, perché c'è una parte di cinema che è propriamente fiction, e ora parleremo un po' di quelli che sono i film di fiction vere e propria realizzati sul palio, e poi c'è la sezione documentaristica veramente molto interessante, ricchissima. Ecco, prima parliamo un attimo della fiction, quindi sì. Primo è Palio di Blasetti. Blasetti, 1932, poi abbiamo, vabbè, questo è il classico dei classici, La ragazza del palio, siamo nel 1957. Poi ne abbiamo anche altri, si devono citare, anche se sono stati dei capolavori. Cioè, il più orribile è Il Burbero. Infatti, volevo arrivare a quello, ci sono dei film, infatti stavo cercando di assestare un po' il terreno per parlare di questo. Scusami. No, ma per dire che è una problematica la fiction, bisogna sapere a cosa si va incontro, diciamo. Quindi, diciamo, quello fu un danno che portò a diversi problemi, insomma, a diverse critiche, perché ovviamente fu interpretato il palio in una maniera un po' così, ecco, un evento, direi becera, un po' sì. Sì, in questa maniera. Siamo nel 1986, 86. Ma c'è da dire una cosa, che di fiction ne è stata fatta un'altra. Siamo nel 63, se non sbaglio, la Disney, questo magari alcuni non lo sanno, Kiko. O ne sanno qualcosa, no, prima ancora di Kiko, dei Corri come il vento Kiko, nell'82, però lì fu un discorso appunto nazionale, italiano. Gli americani si interessano al palio con due episodi, cioè di questo sceneggiato, che è appunto Giallo a Firenze, che ad un certo punto rievoca il palio. Ci sono delle immagini legate al palio, ma sono immagini dal vero, diciamo, delle immagini di repertorio legate a una vicenda che niente ha a che fare con il palio. Però qui ti dà già l'immagine che fanno un film a Firenze, non sanno cosa metterci, perché a Firenze non c'è una cosa così bella, e ci mettono il palio. Ecco, diciamo che è un giallo che si svolge gran parte a Firenze, poi a un certo punto l'inseguimento arriva fino a Siena. A Siena, guarda caso, in un 365 giorni c'è il giorno del palio. Ecco, questa cosa Duccio Balestracci, professore, nel suo libro riguarda appunto il palio di Siena, una festa italiana, ad un certo punto parla anche del fatto che Siena è il palio è autenticante del luogo, cioè
Il Palio è, come dire, una un biglietto da visita della città, anche se la città non ha soltanto il Palio, chiaramente. Cioè, per certificare che siamo a Siena c'è bisogno di dire, ecco, c'è il Palio. C'è il Palio, infatti arrivano questi, è un po' come James Bond, per arrivare ai giorni nostri, no? Il film, appunto, Quantum of Solace, l'inseguimento è nel giorno del Palio. E questa è una cosa che hanno ripreso in diversi, non solo gli americani, ma anche... la piazza delle 5 Lune, mi pare. Sì, la piazza 5 Lune di Renzo Martinelli è del 2003, inizia con l'ambientazione, ovviamente è Siena principale, però si parte col fatto che si corre il Palio, e questo è un qualcosa che hanno recuperato un po' tutti, ecco. Cioè, quando siamo arrivati anche a fare un film soltanto su Siena, un apostrofo, diciamo, sul Palio c'è sempre. Questo è... Se no non siamo a Siena. E questo è un po', come disse un mio professore alla discussione della tesi, se è un po' come l'effetto Torre di Pisa quando siamo a Pisa. Sì, certamente. In un certo senso. Sì, un Colosseo a Roma, se non passano davanti al Colosseo, sembra di essere a Roma. Ma per quanto riguarda il film di fiction, ovviamente anche il film, il documentario, riguarda tanto il discorso del turismo, cioè il film che produce turismo, che attiva il discorso del turismo, perché ma questo è un po' in tutti i film, no? Che per esempio un film che si ambienta a Roma, si è detto ora, certamente magari un turista passa di lì e dice: ci hanno girato La Dolce Vita, ecco, per esempio, questa è la celebre scena della Dolce Vita, o altri posti, ecco, questo ha comportato negli anni a creare questo turismo del cinema che sembra invisibile, ma c'è. Allora, faccio un passo indietro per ricapitolare. Quindi il primo è Palio di Blasetti, poi abbiamo La ragazza del Palio, poi abbiamo questo Giallo a Firenze, sì. E poi c'è Chico, c'è Corri come il vento Chico, che è un film dell'82, se non vado errato, e è una produzione italiana. Ora non ricordo bene il regista, però è un film, anche questo, di fiction, con il protagonista il cavallo Chico e Canapino, però chiaramente ecco, le scene sono un po' particolari, perché sono ricostruite, ecco, qui ricostruire, ecco, nella fiction ricostruire la carriera, il corteo storico, ecco, io mi sono divertito a decostruire queste sequenze, vedendo che magari nella ragazza del Palio ci sono scene del corteo che non sono dello stesso anno, sono dell'anno precedente, o addirittura del Palio precedente al 57, ecco. Quindi si vedono, per esempio, errori che negli occhi nostri sono errori, magari, però negli occhi di uno di Palermo o di uno di Torino non sono errori. Ecco. Poi c'è l'effetto Holly e Benji, no? Quando nei cartoni animati c'è il calciatore che non arriva mai in porta, Palio facciano 25 giri. Infatti, partendo già dal fatto del Blasetti, che io non ho contati così a occhio, perché c'è un po' un passaggio di inquadrature, mentre c'è la corsa si inquadra un'altra cosa, si guardano quelli che esultano, si fa un'inquadratura da lontano, un primo piano, e più o meno sembra una decina di giri, ecco. Questo è divertente. Tra l'altro, una curiosità, nel film di Blasetti vince la lupa? Vince la lupa, chiaramente, che è un chiaro bianco e nero. È un chiaro riferimento al fascismo, perché siamo proprio in piena epoca fascista, ecco. In contrasto alla civetta, che, se non sbaglio, dice il professor Balestracci, che erano colori anarchici. Il rosso e il nero, sì. Il rosso e il nero, colore anarchico, quindi c'è. Però non so perché Zampa mette a contrasto l'aquila con la chiocciola. Questo non l'ho trovato da nessuna parte. Ci sono dei bellissimi contributi su questi film di Paola Micheli, per esempio, Sergio Micheli, sono fondamentali. Però non ho mai trovato questa. Perché hanno scelto la chiocciola e l'aquila? Però poi le fanno diventare nemiche, anche questa è una cosa buffissima. Sì, buffissima. C'è una scena memorabile che tutti avranno visto. Durante la scena della prova generale, i contradaioli della chiocciola, quelli dell'aquila, vanno alla scena. No, sono quelli dell'aquila che vanno alla scena della chiocciola a cantargli contro. Sì,
a cantargli contro, poi comincia una serie di cazzotti e... È verosimile, no? Che uno, cioè, che la contrada, una contrada qualsiasi vada alla scena della prova generale. Poi è divertente il bambino, che sarebbe il figlio del mangino della chiocciola, che chiama in anticipo venite e in l'ospedale perché... perché tra un pochino ci sarà qualche ferito. Dice, ma non venite subito, non perché venite, ci sta ancora da picchiarlo. Questo è veramente iconico, diciamo. Ecco, ma il fatto della ragazza del palio, quanto avrà influito, ora questa non so se è una domanda un po' delicata, sul fatto che in quegli anni la contrada dell'Aquila decide di far montare la Bonelli rompicollo? Cioè, avviene prima, avviene dopo? Va detto, bisogna partire... Allora, secondo, sicuramente, sarebbe bellissimo. Secondo me c'è una storia che è ancestrale, non so come dire, nei riguardi della signora Bonelli, che è bellissima. Vabbè, a parte una biografia che è, come dire, una favola, no? Parte dal fatto che sceneggiatore del film Palio di Blasetti fu il padre, Luigi Bonelli, radiocronista per poche stagioni del Palio, perché le prime radiocronache dell'Eiar non le ha fatte Silvio Cigli, ma le ha fatte Bonelli. Sceneggiatore teatrale, scrive l'operetta Rompicollo e lei da bambina dice sempre lo sogna questo fatto di correre il palio. Cioè la figura femminile che arriva a essere protagonista, però nel film, attenzione, è maschio, perché c'è Guido Celano che interpreta, non Rompicollo, ma interpreta il fantino principale, però è come si può dire, influenzato da questo fatto del Rompicollo, no? E poi si trascina questo discorso del Rompicollo nella... Non c'è, ovviamente, la sceneggiatura a questo punto non è più di Bonelli, però, perché Bonelli, se non vado errato, quando si viene a girare La ragazza del palio è già morto. E quindi però rimane il fatto della donna protagonista, no? Di questa ragazza americana che arriva a Siena per caso, si trova in questa situazione e viene a correre il palio. E il fatto che lei abbia interpretato come stuntman, diciamo, la Diana Dors, è un qualcosa che si realizza, no? Un sogno che si realizza, cioè, e poi si arriva al debutto, no? E cosa può fare un film, dico io? Cioè, tutta questa storia, tutta questa voglia di correre il palio, in mezzo al fatto della sceneggiatura, del padre, il fatto del debutto. Ecco, questo è tutta una serie di cose che secondo me non sono successe tanto per caso. È un po' come se la fiction, la narrazione, dà una spinta alla realtà, poi avesse indotta a realizzare una profezia che sia autoavvera. Una profezia che sia autoavvera. Che sia avvera. E questa cosa, ecco, nel fatto del promuovere il film, fu una cosa, un evento straordinario, nel senso che non era la prima donna che correva il palio, e questo si sa, Virginia Sacchi nel 1500 rotti ha corso il palio, ma non alla tonda, che era il palio alla lunga. E poi arriva questa donna dopo diversi secoli. Cioè, oltre il film, la produzione che ne rimase entusiasta, eccetera, ci fu una risonanza a livello mondiale che si parlò del palio anche nei giornali americani, cosa che penso sia un evento straordinario. Ci sono sul Daily American, se non sbaglio, il giorno dopo il palio, una ragazza dopo 400 anni torna a correre il palio di Siena. Quindi penso sia un evento sensazionale. Sì, poi le varie, cioè, c'è anche una letteratura dietro, no? Il fatto del la Domenica del Corriere, le illustrazioni. Questa cosa della donna che corre il palio di Siena diventa un evento straordinario, e quindi
dall'immagine cinematografica si arriva a un mito, no? A costruire un mito. E questo il cinema, secondo me, ha fatto, cioè con tutti i suoi difetti, diciamo, il fatto di poter raccontare poco del palio, perché raccontare il palio non si finisce mai, dover raccontare il palio e creare un'opera di fantasia, penso sia una cosa molto complessa. Nonostante tutti gli errori, e un senese si può accorgere a prima vista, perché anche la cioè è molto 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 più realistica la sequenza della carriera di Blasetti che quella di Zampa. E va detto che Blasetti, non per così per tanto per dire, si ispirò a Ben-Hur, ma non Ben-Hur che sarebbe uscito 30 anni dopo, ma i Ben-Hur che sono girati negli anni 20, quelli musi, ecco, che non erano scene da colossal, certo. Non è una cosa da poco il palio, una corsa di cavalli in una piazza non è, cioè, visivamente è una cosa di fortissimo impatto. Si pensava addirittura, c'era l'idea di mettere le cineprese sotto le pance di cavalli, così dice Paola Micheli nel suo libro, quindi già negli anni 50, penso. No, negli anni 30. Negli anni 30, sì. Negli anni 30, caspita, una cosa incredibile. Mi viene in mente la fotocamera, non so come si chiama, la webcam. La GoPro che si mise. Io penso. Chi era? Riccieri si mise. Quella è una rivoluzione in campo del racconto del palio attraverso i media. Cioè, Riccieri, da un punto di vista, ha rivoluzionato il palio raccontato da un fantino. Mentre sono a correre il palio, cioè, ecco, se Alberto ti capita di vedere questo video, intanto ti ho chiamato Alberto, ecco, sappi che sei stato un rivoluzionario anche in questo, perché mettere la GoPro sopra al cap, diciamo così, perché era durante una prova, no, sì. È stata una cosa rivoluzionaria, perché hai spostato l'ottica del... Sì, in effetti sì, perché è il protagonista numero uno. È il protagonista stesso che racconta quello che vede lui. Certo. Perché un conto è vedere dall'alto la piazza, il Jimmy Jib, le varie inquadrature, le angolazioni delle curve. Ma un conto è vedere il palio sulla testa del cavallo, ma tra poco, diciamo. E quindi la fiction, diciamo, arriva a Quantum of Solace, diciamo, sì. L'ultimo realizzato. Che però, diciamo, l'hai già detto più o meno a cosa serve il palio in Quantum of Solace, è un po' la sigla iniziale. Sì, fondamentalmente. È un'introduzione, diciamo. Siamo a Siena e quindi c'è il palio. Punto. Può essere anche Natale. Sì, esattamente. Allora, poi invece c'è tutta l'altra parte, che è la parte documentaristica, che è veramente, veramente interessante, perché di documentari sul palio ne sono stati fatti anche di molto belli. Ora, vengono a mente alcuni a me, però vorrei che tu andassi in ordine cronologico più o meno. Se... Quante ore di tempo hai? No, cerchiamo di fare una cosa no, più. Perché sinceramente io ne ho analizzati diversi, ne ho visti diversi, ma penso di non averli visti tutti, perché va detto che da quando i senesi o comunque i turisti si sono dotati di una cinepresa, che sia una Super 8, che siano quelle più all'avanguardia oggi, fino agli eterni cellulari, c'è stata anche lì una rivoluzione del racconto. Quindi si sta facendo un documentario in un certo senso, e quindi si entra nel cinema privato. Io penso che ci saranno migliaia e migliaia di filmati privati di senesi che hanno realizzato tra gli anni anche 50, 60 e via dicendo, tanti filmati da un solo punto di vista, però va detto c'è una solo punto di vista, che è quello appunto dell'occhio di chi registra, ecco, questo ce ne sono tantissimi. Poi si arriva al documentario, quello che poi va a finire in televisione, a quello che va a finire al cinema. Partendo a ritroso, mi ricordo l'ultimo, penso sia uno tra i documentari più belli degli ultimi tempi, Cosima Spender, De Palio, e lì c'è un racconto dei Fantini. E questa è una cosa che ha creato la dualità tra Tittia, sì, e Bruschelli, mi pare. Ma è una narrazione, quella che è interessante, a parte le immagini, che sono immagini bellissime, però c'è un racconto che è, come dire, rivoluzionario, perché nessuno, almeno in quella maniera, aveva raccontato il palio dal punto di vista dei Fantini.
cioè, ci sono i fantini che dicono, cioè registrati praticamente, cioè filmati nei momenti anche più intimi, diciamo, non è cioè non è una cosa che si vede sempre questo. Più o meno nei documentari si prende, il documentarista prende il punto di vista di una contrada, mi sembra di capire questo, sì. Invece lì prende il punto di vista del fantino. Sì, come tanti poi documentari sono venuti prima ovviamente del 2015, che nel caso della Cosima Spender. Ci sono film, ci sono documentari, e qui vado agli anni 70, Fosco Quilici è stato secondo me un maestro del documentario in generale, ha raccontato l'Italia un po' come potrebbe averla raccontata Guido Piovene, e ha raccontato anche Siena, il suo viaggio in Italia alla radio. C'è una puntata alla radio che racconta Siena e dice delle cose bellissime anche riguardo la contrada. Guido Piovene non era senese, ma aveva assaporato il fatto di Siena e del Palio in una maniera eccezionale. Ed è un documentario anche quello, in un certo senso, si racconta in quel senso. E per quanto riguarda l'aspetto dei Folco Quilici, per esempio la Toscana vista dal cielo, cioè sono una serie di documentari dove si arriva anche a Siena e sì, in quei pochi minuti si racconta il Palio, e lo si racconta da un punto di vista anche dello spettatore, nel senso all'interno della bolgia in quel caso la cinepresa riesce a scorgere dei momenti. Si vede e non si vede, un po' come quando noi siamo in piazza, si vede e non si vede. E lui ha colto questo aspetto, secondo me interessante. Emmer, vogliamo parlare di Emmer? Emmer è la punta di diamante del documentario sul Palio. Però quello che va detto, cioè quando si parla di Emmer, e questo lui teneva a dirlo, è che non ha fatto un documentario sul Palio ma sui senesi. Beh, lì c'è Bastianini che c'ha proprio, è un grande protagonista, è un mattatore in quel documentario. È un mattatore, ma come lo sono anche gli altri, Savelli, e poi ovviamente Prete Bani. Insomma, ci sono dei personaggi che... Ecco, anche questo fatto della memoria è fondamentale, no? Questo arriva a Siena, non è senese, si interessa al Palio e riesce ha la fortuna di dialogare con delle persone che sono Siena, non sono delle persone così a caso, sono senesi, ma senesi non con la S minuscola, con la S maiuscola, che di Palio ne avranno visti migliaia. Quando il prete Bani li porta nell'Oca e li fa vedere tutta la serie di ritratti dei fantini che aveva visto lui in tutta la sua vita, e dice: questo è stato un mascalzone, questo è stato invece è stato il più bravo perché si è dimostrato sempre valente, in un certo senso. Ecco, questo secondo me è un lavoro straordinario. È il caso di dire che il prete Bani non l'aveva soltanto visti, l'aveva anche toccati, ecco, con mano. Quindi è bella questa cosa. No, ma cioè, anche questo è rivoluzionario. E poi introduce le sue cineprese all'interno dell'entrone. Cosa penso mai fatta prima. In questo, cioè, arriva addirittura sulla sommità della Torre del Mangia. E gira quella sequenza dove si vede anche il campanaro, insomma le scene dall'alto della corsa, insomma, la scena, mi sembra la scena della pantera dove ci sono i canti, forse è la prima volta che viene ripresa una scena. Sì, poi ci dà testimonianza del fatto che a cena prima quanti erano, e facciamo il conto di quanti ne siamo oggi. Queste sono tutte testimonianze, secondo me fanno vedere, ecco, una cosa fondamentale che non si è detta finora è che si racconta non soltanto dei punti di vista differenti, ma un Palio differente, perché siamo partiti a parlare del Palio del 1902-1909, ma poi si arriva a ragionare del Palio del 1900, del 62-63, e si ha di fronte a un Palio totalmente differente. C'è un'altra cosa che si vede in questi documentari, anzi una cosa che si vede e una cosa che si sente. Quella che si vede è come veniva girata la bandiera, perché quando si vedono le riprese del corteo storico sicuramente non è girata come viene girata adesso, ci sono altre
altre figure, eccetera. E poi anche quello che si sente, cioè i canti, che sembrano una cosa intoccabile a Siena, in realtà già negli anni 60 erano già diversi. Sì, poi ci sono dei senesi disponibilissimi in quel caso, ma tra i più dai più piccini fino ai più anziani, cioè orgogliosi del loro palio, della loro storia, della loro città. E questo, secondo me, questo è un documentario che dovrebbe essere fatto vedere anche ai non senesi. Secondo me dovrebbe. Allora io vi faccio una critica. Poi è successo che qualcuno ha abusato della disponibilità. Sì, ovvio, questo sì. E sono state mandate in onda immagini anche intime, forse non meno troppo autorizzate, quindi il senese giustamente è diventato diffidente. Quindi sì, questo io. Poi va detto che comunque c'è un'altra sensibilità da parte del pubblico per tante cose, per tanti aspetti. Cioè, come dire, appunto, no? E, per esempio, il fatto che Emmer cioè non segue la contrada del drago che va in Duomo, segue i fantini che vanno all'ospedale. Si vede lui che va a intervistare i vari fantini che sono finiti lì, che i mezzi sono da cucire, da ricucire, mezzi che si vogliono picchiare tra di loro perché ci sono successi degli screzi. E questo, secondo me, questi documentari trasudano di verità, non c'è niente di secondo me. Sì, anche perché il turista è attratto dal momento, dal trionfo, sì, dei colori e bandiere. Siena trionfa immortale, attratto da quel coso, dalla contrada vittoriosa, dal giubilo. E invece è bello perché Emmer sposta la telecamera dal giubilo si finisce nell'ospedale Santa Maria della Scala, che all'epoca era lì, quindi è interessante, è sempre incuriosito, arriva lui, dice no, non si può passare, no, ma dai, entrano, è divertente. Poi lui fa a volte domande anche banali, no? Non gli rispondono male, ma poco ci manca, poco, no? Penso sia uno dei documentari più belli. Poi c'è da dire, e secondo me delle volte passa in secondo piano, ma anche Pancani. Pancani fece, Gianfranco Pancani, oltre a fare la telecronaca del palio, spesso anche in differita, non tutte erano in diretta, viene a fare un documentario che è Le streghe di Siena del 74, e lui spiega gli intrighi, che non è una cosa così tanto semplice da spiegare. E quel documentario dove c'è anche la Sibilla, si vede saltano il fuoco, sì, la Sibilla della Torre, se non sbaglio. Cioè il fatto cioè le streghe, l'intruglio del calderone, il fatto ecco, questo è un aspetto che anche Gigi Volpati, per un drappo di seta, sempre per la RAI, realizza questa cosa dell'intruglio. Ecco, dagli anni 60-70 che arriva la RAI, cioè dopo un po' che la RAI ci piglia un po' mano a fare le varie, torna, perché dal 54 non tutti gli anni faceva il palio. Veniva un po', più privilegiato più quello d'agosto e quello di luglio, magari venivano, magari facevano qualche ripresa da mandare nel telegiornale, questi speciali, diciamo, che non erano speciali, duravano poco, come ora, 3 minuti, erano speciali, duravano anche un quarto d'ora, non è che. E si interessano anche a questo aspetto degli intrighi. Ecco, della RAI mi piace citare due persone che so atteccare. Uno è Emilio Ravel e un altro è Paolo Fraiese, che hai avuto la fortuna di intervistare. Ester Vanni Fraiese. Sì, sì. Sì, ecco, infatti, ecco, dobbiamo nominarlo Fraiese perché è stato per più tempo, più di tutti, telecronista del palio alla RAI, da solo. Diciamo, senza nessun aiuto, se la faceva solo, tutto il corteo storico, sì, e se lo faceva tutto davvero, lui, fino alla fine. Sì. Ma allora, aveva un rapporto d'amicizia con Silvio Gigli, era eccezionale, perché c'era una puntata dei 30 anni della nostra storia, celebravano i 30 anni della nascita della televisione, e ci sono come noi due oggi, Silvio Gigli e Fraiese, e lo ospita per fargli spiegare, comunque non c'è solo una storia della televisione, ma c'è una storia anche della radio, e si capisce c'è una grande amicizia fra i due. E c'è una telecronaca non mi ricordo, degli anni 80, dove Silvio Gigli è ancora vivo, morirà nell'87, sono in due, si scambia anche qualche battuta, no? Durante il passaggio del corteo storico, e dei momenti magari Gigli lo corregge, ma Fraiese
dal 74, se non vado errato, e diciamo si fa una formazione da solo. C'è una cosa tecnica che fa Fraiese nel 92 che è pazzesca. Lì non è soltanto il telecronista, ma diventa regista, perché a un certo punto le telecamere stanno inquadrando la mossa, ma non inquadrano il momento topico della mossa, ed erano le nerbache tra aceto e legno. E Fraiese dice: portate le telecamere immediatamente su loro due, perché sta avvenendo un qualche cosa. Quindi lì fa il regista, non fa più il telecronista. E il regista era Armando D'Ossena, non un regista non era da poco. Non era l'ultimo arrivato. E non era la prima volta che faceva il palio, era uno degli ultimi pali che ha fatto, penso. E era un regista, insomma, della Rai. Il palio l'avevo fatto qualche volta, però aveva questo vizio di spostare, ma non solo lui. Spesso tanti registi non senesi spostavano le telecamere nei momenti fatidici, spostavano su altre cose, magari sull'orologio della Torre del Mangia, sul pubblico che stava aspettando il fatto della mossa. E si dimenticavano spesso di inquadrare i cavalli nel momento opportuno. Io ci starei delle ore a parlare con te veramente, però ora bisogna anche un po' tirare delle conclusioni, e ti farei ringraziare tre persone che sono state importanti per la tua tesi e che te hai intervistato. Uno è Maurizio Bianchini, che te già hai citato prima, uno è Riccardo Domenichini e l'altra è Fiamma Cardini. Sì. Sì, senza di loro molte cose non si sarebbero dette, non si sarebbero scritte. In particolare ringrazio ovviamente Fiamma Cardini per il fatto del consorzio, che questo è un discorso, cioè ci sarebbe da parlare anche del consorzio, che ovviamente tutela le immagini, cose che negli anni 30, negli anni 50 e negli anni 60 non esisteva. E Riccardo Domenichini è stato fondamentale per il discorso televisivo, perché da regista senese sapeva bene e ha saputo bene, lo fa ancora, cosa andare a indagare nello specifico. E Maurizio Bianchini, che per me, e lo definisco un maestro, che è stato anche lui, insieme a Emilio Ravel, questo va detto, hanno portato delle rivoluzioni in campo appunto televisivo e non solo, per il racconto della festa, perché hanno raccontato delle cose che altri non hanno raccontato, e questo io le devo molto e che ringrazio tantissimo. Allora, io ringrazio te e invito tutti a seguire ancora 4 giorni Noi Frammenti di Siena. Potete trovare questo palinsesto, queste puntate, queste chiacchierate tra amici, le potete trovare su Facebook sulla pagina di Noi Frammenti di Siena, le potete trovare su YouTube sul canale Noi Channel e poi prossimamente anche sul sito www.noiframmentidisiena.it. Non solo, se andate su YouTube a Noi Channel trovate anche le puntate di luglio, e sperando che vi piacciano, e vi saluto. Mossa valida, va in testa.